amici di Bracimi Ancora, messaggio insolito, messaggio inaspettato che mai mi sarei immaginato di dover registrare e pubblicare, ma d'altronde bisogna stare ben presenti sulla realtà, bisogna stare sul pezzo, come si dice in gergo. L'Italia è colpita da questa crisi del coronavirus, è una situazione decisamente negativa. Io fino a 5 minuti fa sono stato al telefono con dei ristoratori, mi sono fatto un giro di chiamate in questi giorni per capire la situazione. E beh, la situazione è critica, la situazione è nera. La ristorazione è off, alle 18 si chiude tutto, quasi tutti sono in difficoltà perché è stata questa una situazione improvvisa, inaspettata, non eravamo preparati. Parlando con un ristoratore lui mi ha detto: guarda, io ho messo in conto addirittura nel mio business plan addirittura un ipotetico down di fatturato legato a atti terroristici. Non avevo immaginato, nemmeno potevo immaginare, che ci fosse o ci potesse essere una crisi per un virus, per una influenza che si è rivelata purtroppo molto molto seria e di confronti della quale dobbiamo stare molto attenti. Allora, che può fare Bracimi Ancora? Cosa possiamo fare noi come Bracimi Ancora? Cosa posso fare io che Bracimi Ancora l'ho fondata nel breve periodo? Purtroppo ben poco, se non stringervi forte, darvi tutta la solidarietà e ovviamente invitare tutti a seguire quelle regole che ci stanno dando gli scienziati. Seguiamo gli scienziati che sicuramente ne sanno più di noi. Facciamo qualche piccolo sacrificio nella speranza che tra qualche settimana, al massimo tra qualche mese, la situazione sarà risollevata e potremo finalmente tornare a fare quello che ci piace fare. Piccoli sacrifici, cervello acceso, qualche rinuncia. Ci sta, per qualche settimana lo dobbiamo fare per il bene comune, per il bene collettivo. Allora, ma nel lungo periodo che possiamo fare? Quando coniugheremo con i verbi al passato questa storia del coronavirus? Allora, partirò in prima persona nelle zone rosse, quelle colpite, e andrò a trovare tutti i ristoratori, tutti i macellai, tutti gli operatori del food che hanno subito un colpo durissimo a causa di questa crisi improvvisa. Vi racconteremo le vostre storie, cercheremo insieme di risollevarci. Questo è quello che può fare Bracimi Ancora nel lungo periodo, quando finirà questa salita piena di tornanti. Dovete però lasciarmi i vostri dati, contattatemi, vi lascio questa email: aiutateci ad aiutarvi, nel senso, contattateci, scriveteci, diteci com'è la situazione, diteci la vostra testimonianza, qual è la situazione, descrivetecela al meglio, e poi seguiteci su Instagram, perché ogni giorno, ogni ora gli diamo delle informazioni utili, delle informazioni importanti. Seguiteci, condividete questo messaggio il più possibile. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.